E allora ci siamo, bentornati, nuova diretta, subito benvenuto a Marcus, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. Caldato, ma insomma, va bene. Bene. In questa calda serata estiva, l'argomento non è dei più leggeri, ecco, e fra No. l'altro io vi ringrazio anche sulla fiducia perché l'abbiamo annunciato oggi e insomma il titolo è criptico e secondo me non fa capire bene quanto è profondo l'argomento di cui parleremo questa Sì. sera, ma intanto, visto che so che anche un po' questa diretta è rimasta anche un po' nascosta su YouTube, per quello che alle volte dico aiutate anche con i like e con le Esatto. condivisioni, perché fino a poco fa non si poteva trovare su YouTube, nonostante fosse stata programmata già dal pomeriggio. E allora diamo il tempo un po' così anche ai fedelissimi di Sì. arrivare, quindi io direi un minuto di convenevoli, Sì. così aspettiamo un po' tutti i Guarda, fedelissimi. facciamo due parole, una piccola premessa Sì. in attesa che gli amici si colleghino. Io ne ho già parlato, no, di questo argomento e ho ricevuto, diciamo, delle critiche, che poi in realtà non sono critiche, da parte di taluni che mi dicono: ah, però nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Allora, io premetto una cosa, io parlo di storia e non di teologia. Quella che è il Gesù religioso è Gesù religioso, a me non No, cioè, non ne parlo, ecco, non è qui argomento. Quello che parlo io invece è del potere temporale della Chiesa, che è tutta un'altra cosa, no? Che è tutta un'altra cosa. Come lo dice anche la Chiesa stessa, no? Un conto è la figura, un conto è l'uomo, no? Ecco, E anche perché quindi qua si parla di alcuni incontri un po' particolari, in quel di San dice Gallo che è in sì. Svizzera, quindi sono degli Sì. incontri e potrete anche fare dei collegamenti su alcuni viaggi, alcuni incontri che poco si capiscono e anche quando vengono raccontati dalla stampa non lo si spiega poi bene. La classica domanda è: ma cosa si dicono quei due lì? Cosa c'è andato a fare lì? Ecco, Sì, poi esatto. la E noi base. siamo qui proprio, bravissimo, noi siamo qui proprio per cercare di capire per quale motivo sono avvenuti per un certo periodo questi incontri. Io, peraltro, sono convinto, sono certo che questi incontri proseguono, probabilmente non più lì a San Gallo, poi adesso incominciamo perché dobbiamo fare tutto un pregresso, eh. E magari li fanno da un'altra parte, perché lì oramai sono sotto, come dire, l'occhio vigile dei giornalisti e quindi non si fanno più vedere. Ma questa corrente della Chiesa certamente non ha smesso di incontrarsi, questo è chiaro, perché non avrebbe senso, no? Proprio mentre stanno quasi per vincere, no, la loro battaglia, smettano di fare questi incontri. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei maggiori esponenti di una delle correnti della Chiesa, perché la Chiesa un tempo era una sorta di unicum, no? Non aveva correnti all'interno, perché quando c'era qualcuno che la pensava diversamente, normalmente se ne andava. Noi abbiamo visto che ci sono state la creazione, no, di nuove chiese che si rifacevano sempre alla stessa storia, cioè i Vangeli, eccetera, eccetera. Ad esempio, se puoi far passare la foto di Lutero e di Calvino, no? Per fare un esempio, eccoli qua. Quando nel 1400, nel 1500 ci sono stati dei problemi teologici all'interno della Chiesa, queste persone se ne sono distaccate e hanno creato la loro Chiesa. La frattura fra queste due impostazioni, no, della Chiesa, quindi fra le Chiese cosiddette riformate, quindi quella di Lutero, Calvino, ma anche quella anglicana, e la Chiesa cattolica romana, la frattura fu molto profonda e molto importante, al punto tale che non per decenni, ma per secoli non si sono parlati. Non si sono parlati perché? Perché il punto di vista di base è questo. Mentre per la Chiesa romana tutto è sulle spalle del Papa in quanto rappresentante di Gesù sulla terra, mentre invece per le Chiese riformate il tutto è
sulle spalle della Bibbia, perché la Bibbia è la parola rivelata di Dio, eccetera, eccetera, oppure sono nei Vangeli e la vita di Gesù, eccetera. Quindi per le chiese riformate è più importante la Bibbia, per la Chiesa cattolica invece la guida è il Papa, no? Che può prendere delle decisioni, può fare delle modifiche alla Chiesa, eccetera, eccetera. Ebbene, dobbiamo quindi dal 1500 arrivare al 1700, no? L'epoca dei Lumi. Che cosa succede all'epoca dei Lumi? All'epoca dei Lumi vi è un grande passo, che è quello della creazione della massoneria. La massoneria c'entra e c'entra moltissimo in tutto questo, perché la massoneria voleva assolutamente cambiare il mondo, no? Il suo obiettivo era quello di cambiare il mondo. Poi non sta a noi decidere qui se lo voleva cambiare in meglio, in peggio, se cosa. È un'ipotesi, no? di cambiamento. Già aveva messo le mani in pasta il tempo di Cromwell. Scusami Marco, faccio solo una precisazione, nel senso che questa puntata si sarebbe potuta chiamare la massoneria di San Gallo o la mafia di San Gallo. Abbiamo optato per la mafia perché magari la parola massoneria va a nascondere il video, ma evidentemente YouTube conosce molto bene gli argomenti, perché stranamente questa nostra diretta parte molto in sordina e molti mi stanno ancora continuando a dire che non trovano il link. Quindi quindi diamo un pochino tiro il tempo a tutti per arrivare. Nel frattempo voglio salutare Locken, Maria Moltini, Johanam, Pippo, saluti a tutti. Poi ci chiedono anche i due papi, un po' anche questo argomento. Sì, insomma, arriviamo, per dire, ci arriviamo. Noi siamo effettivamente in diretta. Sappiate che la parola mafia e la parola massoneria in questo caso sono tutte e due polivalenti e rappresentano un po' lo stesso concetto. Diciamo le cose come stanno. La parola mafia è un po', come dire, una buttata giornalistica, no? Che viene detto questo per un motivo molto semplice, perché i componenti, no, di questo gruppo, appunto di San Gallo, sarebbero la cupola, ossia chi governa questa corrente della Chiesa, e quindi è venuto fuori il nome mafia, ma in realtà non c'entra nulla con la mafia. Mentre invece la massoneria qui c'entra molto, perlomeno ideologicamente. Io non voglio dire che siano, ma qualcuno sì, perché era dichiarato, che la massoneria in qualche maniera c'entra, perlomeno come idee. Comunque proprio della massoneria stavamo parlando. Ossia la massoneria nel 1700 organizzò prima la guerra d'indipendenza negli Stati Uniti e poi la rivoluzione francese. Il suo obiettivo era quello di cambiare il mondo, però attenzione, il mondo per l'epoca era l'Europa, no? Gli altri erano colonie o nazioni più o meno sottosviluppate. Loro volevano cambiare due pilastri che componevano la civiltà in Europa. Una era la monarchia, perché allora erano tutte monarchie, e l'altra invece era la Chiesa. Per quanto riguarda le monarchie, le volevano trasformare o in repubbliche o in monarchie costituzionali. E con un'abile azione di far infiltrare degli aderenti alla massoneria, che divennero poi ministri, poi convinsero i vari re, eccetera, eccetera, la stragrande maggioranza delle monarchie si trasformarono in costituzionali, quella inglese, quella svedese, quella norvegese, danese, olandese, belga, anche quella spagnola. La Francia si trasformò in una repubblica, eccetera. Rimasero solamente anche quella italiana, rimasero l'Austria-Ungheria, la Prussia e la Germania, che vennero spazzate via dalla prima guerra mondiale. Ora, la stessa cosa venne tentata poi anche nella Chiesa, ossia incominciarono ad infiltrare delle persone, o meglio, prendendo delle persone che erano all'interno della Chiesa, attirandole nella massoneria. I primi avvenimenti, e qui ti chiedo se vuoi mettere l'immagine, quella della Rivoluzione Francese. Il primo tentativo di cambiare la religione fu tentare di, al tempo proprio della Rivoluzione Francese, di eliminare
la Chiesa cattolica e di mettere una Chiesa nuova, proprio una religione inventata, perché ritenevano che l'uomo avesse bisogno di una religione. E quindi nell'immagine che adesso ci fa vedere, che è tratta dalla Rivoluzione francese, vi è una processione della Dea Ragione. La Dea Ragione fu una divinità naturalmente inventata, che avrebbe dovuto sostituire il cristianesimo, eccola qua, e Robespierre e tutti gli altri rivoluzionari cercarono di imporre, ma il popolo in realtà non la seguì. Quando arrivò Napoleone, capì invece che bisognava come dire, mettere le briglie e tenere invece la Chiesa, che ormai era strutturata da 1500 anni, cioè dei tempi di Costantino, ecco che Napoleone come dire, tagliò le unghie alla Chiesa, perché gli prese le terre, gli aprì i conventi mandando via frati e monache, eccetera, eccetera, e cercando di obbligare anche i vescovi e quant'altro a giurare fedeltà allo Stato invece che alla Chiesa. Poi Napoleone fu sconfitto, tutto fu riportato come era prima, ma intanto oramai le porte erano aperte e la massoneria invece entrava nella Chiesa e un po' per volta entrò anche nel Vaticano. Al punto tale che nel 1903, pur con tutti i problemi che c'erano all'epoca, perché l'Italia aveva annesso l'ultima parte, no, del Vaticano, cioè il Lazio, no, il 20 settembre 1870 con i bersaglieri, eccetera, il Papa era chiuso nelle mura leonine, era in conflitto con lo Stato italiano, c'era più nessuno che lo aiutava, erano praticamente quasi in bancarotta, eccetera. Ecco che da 1870 ad arrivare al 1900 gli ingressi della massoneria all'interno della Chiesa furono tali e tanti che al conclave del 1903 si cercò di eleggere il cardinale, vediamo qui nell'immagine, il cardinal Tindaro era di origine nobile italiana e riuscì a raccogliere un certo numero. Un attimo, velocemente, come funziona l'elezione all'interno di un conclave. Arrivano i cardinali, all'epoca erano una settantina, e le prime votazioni sono libere, ognuno vota per chi vuole, però è chiaro che quando arrivano lì ci sono già delle correnti, no? Ci sono già dei gruppi, e vengono certi candidati ottengono più voti e quindi anche i candidati minori incominciano a far concentrare il loro voto. Ebbene, il nostro Tindaro aveva quasi la metà dei voti, quindi pochi in più che avesse potuto raccogliere l'avrebbero portato a essere il Papa, al posto di quello che poi divenne Papa, cioè Pio X. Ora, che cosa successe? Che due cardinali austriaci, uno era polacco, ma all'epoca quella parte di Polonia era sotto l'Austria, fecero presente che l'imperatore d'Austria, attraverso un antico privilegio medievale, poteva imporre la non elezione di un papa, ossia poteva attraverso una dichiarazione imporre il suo veto, e così fece, dicendo che il cardinal Tindaro non solo era un massone, ma era amico della Francia, che era retta dalla Repubblica, dalla Terza Repubblica, e quindi era in mano i massoni, eccetera, eccetera, e quindi sarebbe stato un nemico sia dell'Austria che della Germania, e quindi l'Austria e la Germania ponevano il veto che il nostro Tindaro non sarebbe potuto diventare papa. A questo punto tutti gli altri voti si concentrarono sul cardinal Sarto, che divenne poi Pio X. Era così sconfitta questa corrente all'interno della Chiesa? Assolutamente no. Passò qui in Italia la questione del fascismo, poi ci fu la Seconda Guerra Mondiale, ed ecco che
pochissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco che un noto cardinale, che sarebbe, adesso ci fa vedere la foto, Giovanni XXIII, cioè Papa Roncalli, questi divenne Papa. Allora, chi è Papa Roncalli? Papa Roncalli era il cardinale di Venezia, ma lui aveva una lunga storia alle spalle. Siccome non sappiamo se era stato individuato perché troppo intelligente, quindi era meglio allontanarlo dalla curia, oppure se invece fu mandato a fare esperienza, in ogni caso negli anni 30 fu mandato in Bulgaria. Lui dalla Bulgaria, e ci sono pochissimi cattolici in Bulgaria, lui dalla Bulgaria passò subito in Grecia e incominciò a tessere i rapporti con la Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa, ricordiamoci che dal 1086, dall'inizio di questo millennio che non si parla, erano circa 900 anni che non si parlavano, no, le due chiese. E lui invece riuscì a tessere i rapporti. Dopodiché passò a Istanbul, dove a Istanbul c'è una certa comunità cristiana ortodossa legata alla Francia. E lui risulta da certe fonti, e poi vedremo anche il motivo, dobbiamo dargli credito, fu iniziato a una loggia massonica di rito Rosa Croce. Dopodiché il Papa lo inviò in Francia e, nel 44, e nell'immediato dopoguerra lo nominò cardinale. Facciamo attenzione al particolare. Il presidente francese dell'epoca, massone, tirando fuori un antico privilegio dei re di Francia, impose lui la papalina da cardinale al nostro Papa Giovanni, all'epoca Cardinale Roncalli. Cosa mai successa se non dai tempi di Richelieu, insomma, nel Medioevo. Quindi fu mandato a Venezia come patriarca, che sarebbe cardinale, Venezia prende il titolo di patriarca, e poi nel conclave, alla morte di Pio XII, venne sorprendentemente eletto papa. Tutti si aspettavano che, essendo un papa già anziano, si diceva che era malato, che non avrebbe fatto grandi cose, sarebbe stato un papa di transizione, che insomma sarebbe rimasto lì, insomma, a fare le cose di normali, no? Penso alla benedizione, dire messa, eccetera. Invece il nostro Papa Giovanni ha fatto più cambiamenti lui in 4 anni che è stato papa di tutta la Chiesa negli ultimi 1500 anni. La cosa più importante che ha fatto per tutti noi è stata quella di togliere dall'indice la Bibbia. Cosa significa? Significa che prima la Bibbia era vietato leggerla, no? Non era possibile né possederla né leggerla. Non solo, permise la traduzione in italiano, cioè nelle varie lingue, italiano, francese, inglese, via discorrendo. A questo punto ecco che in breve tempo, perché erano già pronte, no? Le Bibbie, queste vennero distribuite e dal, diciamo, 1965 tutti noi possiamo andare in libreria a comprarci una Bibbia, no? Cosa che sino ad allora non era possibile. Poi ha fatto altri cambiamenti, ad esempio. Tra l'altro, su questo subito una riflessione, nel senso che avevano previsto magari un biglino di turno che qualche anno dopo avrebbe poi cominciato a rompere un po' le scatole, ecco. Ma, diciamo che perlomeno lo speravano, no? Che qualcuno incominciasse, perché, come dire, dal loro punto di vista il mettere in gioco la Bibbia è una cosa che fa parte del gioco, no? E adesso vediamo il motivo. Tra l'altro, visto che siamo in diretta, sì, ne approfitto intanto per salutare, sì, tutti coloro che stanno scrivendo. Se avete qualche domanda, scrivete domanda e poi, sì, ce la fate. E poi, come suggerisce il buon Michael, a quale mandiamo un abbraccio grande, sì, mettere like, così che un po' questa pseudo censura, o comunque neanche pseudo, questa censura iniziale che ha nascosto il video, piano piano vedo che stanno arrivando lo stesso, quindi grazie ai fedelissimi che magari anche su Telegram o sui vari, sì, social si stanno passando il link del
della diretta, ecco, in modo così la gente può arrivare, magari con i like può essere un po' più visibile, almeno agli iscritti del canale, ecco. Prego. Benissimo. No, sembra una sciocchezza, ma il like è molto importante proprio per la crescita del canale, quindi non è uno sforzo, no? Metterlo fa piacere a Gianluca. E dunque, quindi dicevo, ha fatto anche degli altri grandi cambiamenti, ad esempio ha girato gli altari, perché per chi è meno giovane si ricorderà che un tempo la messa veniva detta con le spalle verso i fedeli, no? L'altare era dietro, mentre invece è stato spostato, messo davanti, e quindi dire la messa rivolta ai fedeli e dire la messa anche nella lingua locale, cioè non più in latino come era prima. Questi tre passi, cioè la Bibbia, l'altare e dire la messa nella lingua, sono tre passi che erano fondamentali per poter avvicinare le chiese che dicevamo prima, le chiese evangeliche, cioè i calvinisti, i luterani e anche la chiesa anglicana, che è l'obiettivo che ha quella che viene chiamata, insomma, la cupola, chiamatela come volete, la congregazione, la confraternita, quello che vi pare, di San Gallo. E adesso arriviamo proprio a loro. Dunque, il nostro Papa Giovanni, ahimè, effettivamente era malato e muore molto presto, non prima di aver però incontrato per la prima volta dei tempi di Enrico VIII, un cardinale inglese, il cardinale di Canterbury, e quindi aprì anche non solo verso gli ortodossi ma anche verso gli anglicani, lo incontrò a Roma, e poi a Castel Gandolfo incontrò l'inviato dalla massoneria francese. Quindi quello che non fecero, che non riuscì a fare Tindaro nel 1903, lo fece Papa Giovanni nel 1962-63. Quindi questi rapporti, no, con la massoneria. La massoneria subito disse che la Chiesa, pur con tutta la buona volontà, eccetera, però non era in grado di dare le risposte che il popolo ha bisogno, e quindi ci pensava la massoneria a farle avere. Cioè. Comunque il nostro Papa Giovanni muore non inaspettatamente, perché si sapeva che era malato, e prende il suo posto Paolo VI. Ora, Paolo VI, lui non era un massone, non vi è nessuna indicazione che lo fosse. Ha un particolare che è importante. Quando Giovanni XXIII morì, la Gran Loggia del Messico affisse i manifesti per tutto il Messico, il necrologio, ricordando la figura del fratello Giovanni XXIII. Questi ci sono, su internet, sono famosi, questi manifesti del morto. Detto questo, noi sappiamo invece che Paolo VI aveva degli ottimi rapporti con gli Stati Uniti, questo è sicuro, ma non è argomento della serata. E lui, i primi tempi, cercò anche di portare avanti quello che aveva fatto Giovanni XXIII. In effetti si incontrò con Atenagora, che adesso ci fa vedere l'immagine. Atenagora era, eccolo qua, era il patriarca di Atene e quindi a capo della chiesa ortodossa greca, e di competenza anche per la Turchia. Era considerato il patriarca più importante di tutto il mondo ortodosso. Quindi dopo quasi 1000 anni, ecco che ufficialmente non è il vero che è il capo, però è la persona più importante della Chiesa ortodossa, si incontra con il Papa di Roma. Poi in realtà Paolo VI non ha proseguito la cosa, però intanto i contatti sono riniziati. Nello stesso periodo il nostro Paolo VI incontra anche Martin Luther King, massone dichiarato, pastore protestante, che lo invita a Roma, ma era già stato invitato precedentemente. E tutta una serie di personaggi che poi ritroveremo anche nella P2, che ritroveremo anche in un'altra lista, eccetera, eccetera, incominciarono a prendere delle posizioni, no, all'interno del Vaticano. Nel
1900, negli anni, sì, deve essere 78, Nino Pecorelli, che era il direttore di OP, che era una rivista, Osservatore Politico si chiamava. Lui fu, dopo la sua morte, si venne a sapere che era sulle liste della P2, ed era un uomo dei servizi segreti, quindi persona informatissima. Alla morte di Paolo VI venne eletto, lo sapete tutti, Papa Luciani, che fu Papa per 33 giorni, no? La prima cosa che fece Papa Luciani, sono stati scritti anche dei libri su questo, non da me certamente, ma li trovate in giro. Il nostro Papa Luciani, la prima cosa che fece, voleva mettere le mani sullo IOR e toglierlo da certi ambienti e certe operazioni particolari che c'erano. Lo IOR, che sarebbe la Banca Vaticana per intenderci, era in mano a Marcinkus, che Marcinkus, e poi lo troveremo sulle liste della P2, è un cardinale americano, eccetera, eccetera. Ebbene, il nostro Mino Pecorelli sulla rivista OP pubblicò una lista di 120 fra cardinali e persone dipendenti del Vaticano che erano appartenenti alla massoneria. C'era ad esempio il cardinale, quello di Novara, il cardinale di Torino Pellegrini, c'era il cardinale di Ivrea, c'era tutta una serie di personaggi, e c'era anche ad esempio il direttore della Radio Vaticana, il direttore dell'Osservatore Romano, il direttore della Biblioteca Vaticana, dei rettori delle università vaticane che ci sono a Roma, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, diciamo che con gli anni, no, la massoneria si era allargata. Allora, Tra attenzione, questo. l'altro faccio solo un collegamento su Sì. Mino Pecorelli. Abbiamo fatto proprio un'intera puntata anche con Mautone, proprio anche con l'omicidio di Rino Gaetano collegato Sì. all'omicidio di Pecorelli stesso. Quindi insomma Sì, ho visto. è strettamente collegata anche quella puntata che vi invito ad andare a A rivedere se ve la rivedere, siete persa, arrivederci. perché Se poi c'è insomma ragione. i Sì, se ve servizi la siete segreti persi. In hanno operato proprio in quegli anni lì quegli anni, su più esatto, fronti. perché sì, perché passò pochissimo tempo dalla pubblicazione della lista, immediatamente dopo la morte di Papa Luciani e poco tempo dopo la morte di Mino Pecorelli, no? Fu tutta una sequenza, ma veramente nel brevissimo giro, no? di settimane. Ecco. Questa lista non fu mai smentita. A questo punto venne eletto Giovanni Paolo II, no? Il Papa Wojtyla, il quale non si interessò più della questione. Per lui la Chiesa andava bene com'era. E come lui anche il Papa Ratzinger, quello successivo. Fra l'altro, Papa Giovanni, soprannominato anche il Papa Massone. Ecco, ci tengo un po' Papa a Giovanni dire. XXIII, sì. Sì, Papa Giovanni esatto. E XXIII, sì. ti leggo anche una domanda di Michael. Ufficialmente, di Sì. cosa sarebbe morto Papa Luciani? Papa Luciani non si sa, perché non venne fatta l'autopsia. Andò a dormire che stava bene e non si svegliò la mattina. L'ultima persona che lo vide era la suora che gli faceva da passatemi il tempo, da cameriera, insomma, che gli portò il caffè mentre lui stava ancora studiando. Dopodiché andò a dormire e la mattina fu trovato morto nel letto. Ma ci sono libri interi che parlano della vicenda, no, di Papa Luciani. Io non lo so e non lo voglio dire, ecco. Però insomma, diciamo che negli stessi anni ci sono stati altri che sono morti dopo aver preso il caffè, per fare un esempio, Sindona, piuttosto che, cioè, in certi ambienti, come dire, il caffè sono diminuiti, no? Il Sì, caffè diciamo che c'è praticamente. stato, hanno un po' come gli artisti, dopo il cubismo, insomma, sono passati dal periodo del caffè al periodo dei marchingegni nelle automobili per radiocomandarle contro i platani. Ecco, Anche sì, mettiamola un po' anche. così. Sì, Ti sì, voglio sì, leggere un'altra sì, sì. domanda, ma non dovrebbe Dimmi. essere abbastanza incompatibile per un ecclesiastico essere iscritto nella massoneria? Ah, dunque, non l'ho detto all'inizio. Allora, la massoneria del 1738, mi pare, venne fatta la prima scomunica per chi era massone.
poi venne ripetuta 1750 e qualcosa, poi venne ripetuta all'inizio del 1800, eccetera, eccetera. C'erano 4-5 scomuniche, al punto tale che Leone XII l'aveva chiamata la loggia di Satana, insomma, va bene, perché avevano, perché in Italia Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II erano tutti massoni, no? E quindi il fatto che gli avessero tolto il potere temporale per lui era, non lo faceva dormire di notte, no? Quando venne rifatto nel, adesso non vorrei sbagliare l'anno, mi sembra comunque negli anni 80, deve essere nel 1983, venne rifatto il codice, il canone ecclesiastico, volutamente o, come dire, volontariamente o perché si sono sbagliati, sono dimenticati, queste scomuniche non sono state più riportate nel nuovo canone. Quindi dagli anni 80 non è più, non c'è più scomunica per i preti, cioè comunque i religiosi, entrare in massoneria. Dobbiamo tenere presente una cosa: nel mondo protestante e nel mondo ortodosso la cosa è abbastanza normale, era la Chiesa Cattolica che aveva questo problema, ma aveva questo problema per una lotta del 1700-1800, cioè era per una questione di, come dire, di potere temporale, no? La massoneria voleva togliere potere temporale alla Chiesa e la Chiesa non voleva farselo togliere, ecco. Quindi è solamente per quello, perché sappiamo che la massoneria pretende che tu credi in un Dio, il momento che entri in massoneria c'è la Bibbia, ci sono tanti altri simboli, no, all'interno, quindi in realtà non è che, teoricamente non ci dovrebbe essere incompatibilità. Rimane una incompatibilità teorica fatta da parte di chi è legato alle vecchie tradizioni, perché adesso ci arriviamo, proprio con Ratzinger. Ora succede questo: Ratzinger è un fine teologo, una persona estremamente intelligente, che ritiene che la Chiesa, se dovesse cambiare, crollerebbe. Ragione per cui lui ha sempre cercato di fare quei piccolissimi cambiamenti, andando a togliere solamente quelle cose che proprio non era più possibile gestire, e quindi dando tempo magari 500 anni, no, per poter trasformare la Chiesa, mentre invece, e quindi lui viene visto come il campione dei conservatori. Chi sono i conservatori? Quelli che cercano di mantenere le cose come sono. Mentre invece quelli che vogliono cambiare la Chiesa, perché la pensano diversamente, no, quelli che dicono se la Chiesa non la cambiamo, la Chiesa crolla perché così com'è non sta su, no? È una visione completamente opposta. E questi sono i cosiddetti modernisti o innovatori, insomma, i modernisti. Questi vorrebbero assolutamente che la Chiesa cambiasse. Poi vi è un terzo gruppo. Il terzo gruppo invece sono i tradizionalisti. Chi sono i tradizionalisti? Pochi, ma molto battaglieri, e hanno un buon seguito nella popolazione. Sono quelli che invece sono legati alle vecchie tradizioni. Addirittura gli piacerebbe che venisse detta la messa in latino, le lodi alla Madonna, eccetera. Cioè, com'era la Chiesa ai tempi dei nonni, no? Se vogliamo dare un termine. Queste sono le tre fazioni che ci sono all'interno della Chiesa. Bene, nell'ambito tradizionalista una volta c'era Monsignor Lefebvre, oggi i monsignori non si espongono più, perché sennò vengono pensionati, no? Però fra il clero più basso, quindi fra i preti, fra i fedeli invece seguito ne hanno. Il grosso della Chiesa sono conservatori, cioè quelli che cercano, no? E dall'altra parte invece c'è questo gruppo che sono gli innovatori. Loro devono assolutamente cambiare la Chiesa. Qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo dichiarato, non è che siano cose nascoste, il loro obiettivo dichiarato è quello che bisogna togliere il potere temporale alla Chiesa di Roma, quindi il Papa deve essere solamente più il Vescovo di Roma, i preti si devono poter sposare, le donne possono fare i preti, no? Apertura ai matrimoni gay, e, insomma, tutta
ossia portare la Chiesa esattamente come la Chiesa luterana e come la Chiesa calvinista e sostanzialmente anche quella anglicana. A questo punto non ci sarebbero più differenze, i contatti oramai ci sono, e a questo punto nulla potrebbe vietare l'unificazione di queste componenti del cristianesimo. Faccio solo una piccola pausa, sì, Marco, così poi sì, ritorniamo, perché sì, insomma ci hanno fatto notare anche in chat come effettivamente, proprio come se fosse una firma, i giorni in cui Papa Luciani è stato in carica sono 33, proprio come i gradi, sì, sì, della esatto, massoneria. E in più ci hanno, tra le varie domande, a quale iniziazione faceva parte Giovanni, Papa Giovanni XXIII, se ne faceva parte, allora lui veniva detto Papa Massone proprio per tutta una serie di contatti, allora, che poi tra l'altro la butto lì, sono molto gli stessi anche a Papa Francesco, ecco, quindi avremo modo di parlarne. Sì, allora la Gran Loggia Messicana ha confermato che era un fratello e quindi era iniziato. Le voci sono che fosse stato iniziato in una delle logge più segrete che ci sono, ossia quella di Rosa Croce, che era lì a Istanbul, che era gestita tutta da francesi, erano tutti francesi lì o quasi tutti, insomma, francesi. Quindi era una loggia massonica di rito Rosa Croce. Dunque, ora succede che i nostri innovatori hanno incominciato a muoversi già negli anni 70 per cercare, perché la Chiesa ha tempi molto lunghi, no? Non è come un'industria, una società o quello che vi pare, che deve cambiare in tempi brevi perché sennò fallisce. La Chiesa va avanti per conto suo perché i fedeli comunque rimangono fedeli, o quasi tutti, e quindi può permettersi di tempi molto molto lunghi. Comunque succede che nel 1974 il Cardinal Martini di Milano, che era il, chiamiamolo così, il campione, no, degli innovatori italiani, va a conoscere questo vescovo, poi arcivescovo di Buenos Aires, e gesuita come lui, tutti e due erano gesuiti, lo incontra, lo conosce, capisce che quest'uomo ha delle grandi potenzialità. Quando ritorna in Italia, all'inizio degli anni Ottanta, riesce a convincere Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, no, a farlo cardinale, ed ecco che il nostro Bergoglio diventa cardinale. A questo punto c'è una lettera scritta dal Cardinal Danels, che, se vuoi far vedere l'immagine, vi è l'incontro fra questo cardinale con Papa Francesco, no? Questo cardinale è molto importante perché lui è fiammingo, ma è il cardinale, adesso è morto qualche anno fa, è il cardinale di Bruxelles. Lui era il, come dire, il campione, no? Cioè il principale degli innovatori del Belgio. Poi c'era quello olandese, poi ce n'erano due o tre tedeschi, un austriaco, eccetera, eccetera, il nostro, uno francese, e via discorrendo, no? E c'era il nostro Cardinal Martini per l'Italia. Questi coordinavano in ognuna delle varie nazioni i progressisti, no? Gli innovatori, i rinnovatori, chiamateli come volete. Allora il vescovo Führer, Ivo Führer di San Gallo, decide nel 1999 di indire un incontro riservato fra di loro, quindi fra gli innovatori, e li invita tutti lì a San Gallo. Incominciano ad arrivare questi personaggi che ho detto, una decina, forse meno, la prima volta forse erano solamente 8, e decidono qual è la loro strategia. La loro strategia è quella di cambiare la Chiesa non dalla base, perché era troppo lungo, troppo difficile, ma di cambiare la Chiesa dall'alto.
no? Quindi dare la, organizzare la, l'eventualità di riuscire ad avere un papa loro, e cioè dalla loro corrente, e a quel punto dall'alto cambiare, cambiare la Chiesa. Compito sicuramente molto difficile, perché la Curia Romana non è che sia lì per farsi comandare da, dal primo papa, no? Perché insomma il papa può comandare finché vuole, però questi gli metterebbero i bastoni fra le ruote, no? Finché è possibile. Quindi incominciano a tessere vari rapporti con altri cardinali e cercano di avere un pacchetto di voti, perché ahimè sono elezioni, da mettere sul tavolo il giorno che Papa Wojtyla sarebbe morto. Tutti gli anni fanno un incontro per vedere come vanno le cose, no? Io ho organizzato questo, abbiamo raccolto degli altri vescovi, abbiamo raccolto dei preti, abbiamo fatto queste cose. Quindi questo era il succo, no? degli incontri di San Gallo. È una sorta di, ma adesso vedremo l'evoluzione, è una sorta di cupola, cioè quelli che comandano, per questo la boutade giornalistica di mafia, che in realtà non c'entra niente, no? Che sono i capi corrente di questa... Una sorta di complotto, ecco. Sì, sicuramente sì, è una sorta di complotto interno per cercare di prendere potere, Però facciamo attenzione, non è che le altre correnti dei cardinali non si comportino alla stessa maniera, mi spiego. Sino ad oggi, o se vogliamo fino al 1903 con Tindaro, le correnti all'interno erano territoriali, mi spiego. C'erano i vescovi della Lombardia e del Veneto, per dire, i cardinali, che volevano votare un certo qual cardinale come papa, mentre invece i toscani preferivano votare, faccio degli esempi, votare con i francesi, gli spagnoli votavano magari per uno di Napoli, eccetera, e quindi poi quando si era dentro il conclave ci si metteva d'accordo, allora facciamo quel papa lì invece che quell'altro, però tu fai diventare due cardinali dei miei e via discorrendo. Quindi era sempre una questione territoriale. Invece da quando è sorto questo gruppo di innovatori, di rinnovatori, chiamali come vuoi, progressisti, quel che ti pare, questi invece si comportano come un vero partito all'interno, no? Della Chiesa. E in effetti, se voi aveste fatto caso, negli ultimi 2 o 3 anni si parla periodicamente, ma sempre più sovente, di scissioni all'interno della Chiesa. Perché? Perché soprattutto la Germania, spalleggiata dall'Olanda, perché la vecchia scuola del rinnovamento della Chiesa parte da Utrecht, che è il vero punto, no? dove tutte queste idee vengono elaborate. La Germania sta cercando di portare avanti un discorso il più possibile evolutivo, no? da questa parte. E in effetti, quando venne poi eletto Ratzinger, gli incontri, ma lo dissero, no? Quindi non è che sia un segreto questo, dissero che bisognava assolutamente, tutte le volte che Ratzinger faceva una esternazione teologica, loro attraverso i cardinali tedeschi, quelli olandesi, quelli austriaci, quello che era, dovevano farne uno uguale e contrario, no? In modo tale da diminuire l'importanza dell'affermazione di Ratzinger, perché Ratzinger dal loro punto di vista era troppo conservatore. Poi qui avviene il mistero più interessante degli ultimi 2 secoli, no? Ossia le dimissioni di Papa Ratzinger, no? Ecco che anche lì, fra l'altro, dopo comincia a venire fuori, nel senso che c'è stato anche un tentativo probabilmente di omicidio, piuttosto che degli scandali, delle lettere rubate, insomma, l'hanno tentato prima con l'omicidio, poi con il ricatto, alla fine una via hanno trovato e in qualche modo ne hanno messi 2. Ma fra l'altro facendo attenzione, perché poi in realtà chi porta avanti anche la corrente di Ratzinger dice che lui non si è mai dimesso da papa. Esatto. Si è dimesso da vescovo di Roma, perché porta anche l'abito bianco, insomma, lascia intendere che se le stiano suonando di santa ragione. Se le stanno dando di santa ragione, questo è assolutamente vero. Allora,
dobbiamo spiegare bene un momento questo particolare. Noi leggiamo sui giornali che dai tempi di Celestino V non c'era mai stato nessun papa che si sia dimesso. Non è vero. Se ne sono dimessi 7-8 nella storia della Chiesa, non per i motivi più diversi. Perché erano spagnoli, la Spagna aveva perso la guerra e c'era la Francia in Italia piuttosto che, insomma, per i motivi più diversi. Motivi più diversi. 7-8 si sono dimessi. Però gli altri, quando si dimettevano, cedevano l'abito dal Papa e si andavano a rinchiudere in un convento, no? Cioè se ne andavano proprio. Invece il nostro Papa Ratzinger ha fatto, secondo me, ma perché è una persona veramente molto intelligente, ha fatto una lettera in cui ha detto e non ha detto, no? In cui ha parlato di cedere le proprie prerogative, eccetera. Insomma, ci sono persone che sono oramai sono anni che studiano questo documento e non gli hanno ancora, non sono riusciti a mettere bene a capo la cosa. E quindi lui avrebbe ceduto le sue prerogative, ma secondo taluni, ma lì è un po' come durante un processo, non ci sono gli avvocati delle due parti. La stessa cosa. Un avvocato la vede in un modo, l'altro avvocato la vede in maniera diversa, no? Sta di fatto che il nostro buon Ratzinger non se n'è mai andato dal Vaticano e continua a vestirsi di bianco, no? Però al conclave già il nostro Bergoglio rischiò insomma, tentò, no? di essere eletto, andò vicino, ma poi alla fine, come per Tindaro, si coalizzarono tutti fra di loro piuttosto che avere un gesuita a capo della Chiesa e votarono Ratzinger. Poi quando si è dimesso è stato rifatto il conclave e questa volta il nostro Ratzinger è stato, scusate, il nostro Bergoglio è stato eletto. Tra l'altro, non a caso, scusa, hai detto, hai citato più volte i gesuiti, perché proprio come nelle migliori guerre, proprio si cala l'asso da 90, bisognerebbe approfondire chi sono in realtà i gesuiti e che gioco stanno facendo a livello mondiale in più parti, in più posizioni chiavi, sono proprio, guarda, su questo un ordine guerriero, ecco, sì, spietato, sì, sì. Anche. Allora, guarda, per quanto riguarda i gesuiti bisognerebbe fare poi una puntata a parte, perché i gesuiti, insomma, sono stati in Cina quando la Cina ancora nessuno entrava dentro. In Sud America fecero degli esperimenti sociali molto particolari, creando delle comunità di un certo tipo. Poi in Europa invece si andavano a mettere, eccetera, eccetera. L'unica cosa che è certa è che all'interno del mondo gesuita ci sono sempre stati tutti i contatti con tutti quelli che in qualche maniera erano importanti in quel momento, no? Sta di fatto che il Cardinal Martini è gesuita, il Cardinal Bergoglio era gesuita, uno ha conosciuto l'altro, l'ha fatto diventare prima cardinale, poi assieme a Ivo Führer e tutto il gruppo, no, di San Gallo è riuscito a farle eleggere Papa. O comunque sostituto del Papa, mettiamola come vogliamo. Non sta di fatto che alla finestra la domenica mattina si affaccia lui, ecco, mettiamola così. Però ha il potere di nominare i cardinali. Ora, qualcuno dice che la nomina deve essere controfirmata da Ratzinger. Io non lo so perché i documenti non li ho visti. Potrebbe essere perché l'altro comunque è ancora vivo, quindi siamo in una condizione un po' particolare, può darsi che lui li nomini e l'altro metta la firma. È anche vero che il nostro Bergoglio non è mai andato ad abitare all'interno delle stanze riservate al Papa, no? Tra l'altro, una strana simmetria con quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Vado per dover di cronaca a sottolineare, perché ti conosco, che quando dici il nostro non rappresenta né il nostro né il tuo, è proprio un modo di dire, cioè nel senso, di il dire. Nostro personaggio della storia, perché sennò può sembrare che siamo schierati o che tu stesso sei schierato in qualche fazione. No, l'ho detto all'inizio e molti di voi non l'hanno sentito. Qui si parla di storia e non si parla di teologia, quindi cerco di essere al di fuori il più possibile. E adesso arrivo anche alle domande, quindi mi fa piacere che stanno interagendo tanto, mi fa piacere che, insomma, nonostante la censura iniziale, siamo tornati un po'. No, ma oramai tanto siamo alla fine, quindi, perché oramai siamo i giorni nostri,
e quindi dopo abbiamo a breve, qualche... se continuate con le domande, a breve andiamo a vedere la chat, quindi questa è una notizia. Prego. Sì, bellissimo. Quindi cosa succede? Che la, il nostro, no, vedi, è l'abitudine, Bergoglio... No, ma adesso l'abbiamo detto, quindi puoi dire. Sì. Bergoglio sta pensionando moltissimi cardinali a ripetizione e li sta sostituendo con dei cardinali a lui vicini, perché l'elenco gli è appunto stato fornito dai componenti, no, della confraternita, diciamo così, di San Gallo, e quindi sicuramente oramai i vaticanisti che conoscono i personaggi dicono sicuramente il prossimo papa sarà quello che vogliono i rinnovatori, no? E se Bergoglio era uno che insomma in qualche maniera doveva barcamenarsela, poi quello, il prossimo che verrà sicuramente sarà quello che girerà la Chiesa come un calzino, no? E quindi questa è la, sarà la situazione, non sappiamo quando sarà. Quindi si stanno muovendo tante pedine, no? In questo momento. Notizie di questi giorni che anche in Germania adesso c'è il concilio ecumenico, no? dei vescovi, questi stanno cercando di togliere potere al Papa, quindi e cose. Dall'altra parte ci sono i tradizionalisti che minacciano di andarsene, eccetera, eccetera. Per quello che posso dire io, sicuramente la spaccatura all'interno della Chiesa ci sarà, perché i tradizionalisti non potranno stare dentro una Chiesa che in tempi più o meno brevi o più o meno lunghi si andrà ad unificare con la Chiesa luterana, con la Chiesa calvinista, la Chiesa anglicana. Se ne andranno per conto loro, no? Non credo assolutamente, ma se dovessero mai i tradizionalisti riuscire invece a ribaltare la situazione e riprendere il controllo, a quel punto se ne andranno invece i progressisti, perché non o cercheranno di avere una ribaltamento, oppure se ne andranno, perché oramai queste due anime all'interno della Chiesa sono talmente diverse fra di loro che non c'è assolutamente possibilità di conciliazione, perché parlano proprio di due chiese completamente diverse. Abbiamo ancora, guarda, 7 minuti, se ci sono delle domande ben volentieri. Allora sì, adesso ci arriviamo un po' alle domande, però nel senso poi sentiti anche libero di andare oltre, quindi non siamo proprio fiscali come quando avevamo i ritmi televisivi, ma ti vado a leggere. Quindi Ioannam ci scrive: il Tempio di Salomone, ci ricorda che il Tempio di Salomone è quasi finito. Poi c'è chi li paragona un po' ai discendenti atlantidei, ma di quello poi ne andremo a parlare. Gesuiti, entità che li controlla, sono i veri registi del nuovo ordine mondiale, qui si collega anche con il discorso del Monsignor Viganò. Quindi andrebbe approfondito. Sì, non ne abbiamo parlato, perché Monsignor Viganò si sta ergendo come campione della controparte. Ora, se fra i modernisti, chiamiamoli così, un tempo c'era il Cardinal Martini, che oggi ahimè per lui non c'è più, no? Però c'è Bergoglio che è nel posto più in alto. Ecco che Monsignor Viganò si sta presentando come invece il campione dall'altra parte, no? Cioè perlomeno quello dei conservatori, non dico dei tradizionalisti, dei conservatori, in modo tale che faccia da contrappeso a Bergoglio. Ogni volta che Bergoglio cerca di tirare la carretta da una parte, lui cerca di tirarla dall'altra. Però in realtà, l'ho detto poco fa, no? Cioè non, ormai le strade sono talmente diverse che, cioè se invece di essere una chiesa fosse un partito politico, si sarebbe già scisso in due, no? Le idee all'interno sono talmente diverse ormai. Ecco, poi ci vanno, intanto poi salutiamo anche Adrian che ci ha fatto un saluto a entrambe. Buonasera. Basterebbe leggere il giuramento che fanno i gesuiti da accapponare la pelle? Assolutamente sì. Domanda di Claudio: dice, il capo dei gesuiti è il Papa Nero?
quindi bisogna poi sì. anche spiegare un po' allora, questa figura. Spieghiamo velocemente com'è la questione. Dunque, si chiama Papa Nero per due motivi. Uno perché ha il potere assoluto su tutti i gesuiti, come il Papa ce l'ha sulla Chiesa. Nero per il fatto che porta la tonaca nera, a differenza del Papa che ce l'ha bianca. No? Questo serviva per distinguerli. No? In realtà i gesuiti hanno sempre fatto una storia un po' a sé all'interno della Chiesa. No? L'abbiamo accennato vagamente prima. Cioè i gesuiti sono sempre stati utilizzati un po' come chiavistello per poter entrare nei posti dove prima non si poteva entrare. No? Quindi ad esempio in Cina all'epoca di Ricci nel 1500 o in Sud America no? dopo che c'era stata la conquista anche lì nel 1500-1600, poi sono stati espulsi in vari periodi perché questi si infiltravano nella politica, si infiltravano, allora ogni tanto venivano espulsi, sono stati espulsi dalla Spagna, sono stati espulsi dal Portogallo, sono stati espulsi dalla Francia, voglio dire, hanno avuto tutta una loro storia, però dopo poco tempo ecco che loro uscivano dalla porta ma rientravano dalla finestra. Ma attenzione, noi sappiamo che quando uno diventa prete, diventa automaticamente un prete secolare, no? Perché così viene indicato. Poi dopo può unirsi a una qualche congregazione. Allora ci sono quelli che sono paolini, ci sono quelli che sono salesiani, no? Ognuno va nel gruppo che meglio preferisce. Fra questi vari gruppi ci sono anche appunto i gesuiti, no? Abbiamo avuto papi di un po' di tutte le congregazioni, ma non c'è mai stato un papa gesuita, sino a Bergoglio. Bergoglio è il primo papa gesuita. È vero che lui formalmente, quando è diventato papa, perché lui era a capo dei gesuiti, era il papa nero, quando è diventato papa di Roma ha ceduto la carica a mi sembra sia uno spagnolo, adesso non vorrei sbagliare, comunque il cognome era spagnolo, se non è spagnolo sarà argentino, quello che è. E quindi la figura del papa nero è coperta. No? Io l'ho già detto in altre occasioni, non mi ricordo se l'ho detto qua da te, io non credo alle profezie di Nostradamus, però è molto curioso che era stato profetizzato che ci sarebbe stato un papa nero, no? All'inizio del 2000. E così è avvenuto, no? Perché il papa nero, cioè piaccia o non piaccia, no? Cioè non è nero di pelle, ma è nero di titolo, no? Cioè il papa nero. Così e come per Bergoglio, in realtà. Dicevano, è arrivato il Papa Nero perché andavano a vedere un po' nella raffigurazione, nello stemma, c'era la testa di Moro, quindi sembrava essere lui, ma poi in realtà, ecco. E no, in realtà è perché lui era capo dei gesuiti, no? aveva raccolto l'eredità. Allora, tempo indietro, questo sono sicuro, era uno spagnolo che era il Papa Nero prima di lui e il Cardinal Martini era la mente raffinata, no? Cioè era il teologo di tutta la... Ormai gli altri due non ci sono più, lui aveva preso il posto appunto come Papa Nero ed è diventato Papa. L'altra profezia è che dopo il Papa Nero non ci sarebbe più stata la Chiesa, però attenzione, non dice che non c'è più la Chiesa nel senso che sono diventati tutti atei e vanno a pescare invece che andare a messa la domenica, no? Non c'è più la Chiesa, questa Chiesa. No? È chiaro che se questa Chiesa si divide in due, una parte diventa tradizionalista e torna ai riti di San Pio V e dice la messa in latino con i canti gregoriani e l'altra parte si va ad unire con i protestanti e quindi crea una nuova chiesa, ahimè la chiesa che c'è adesso non c'è più. Quindi in realtà oppure è da intendersi come una nuova religione unica. Esatto, era quello che volevo dire prima. Perché sì, bravo. Allora, perché sono uscite tante stupidaggini, no, negli ultimi tempi, e una di queste era il famoso Crislam, no? Che io ne ho, cioè, già io assolutamente non sono dell'idea perché non c'è nessun punto di unione, no? Ne ho parlato anche con due imam che conosco
e assolutamente mi negano ogni qualsiasi possibilità. Cioè, per l'Islam, se tu vuoi qualche unione, diventi tu musulmano e la cosa finisce lì, no? Non c'è pericolo che l'Islam si vada a confondere con qualcuno, ma non c'è nemmeno la possibilità teologica di un'unione di queste due chiese, per un motivo molto semplice: perché per i musulmani il cristianesimo è una religione idolatra, perché vede la Trinità, e la Trinità per loro è idolatria, in quanto Dio è unico, no? Ragione per cui non ci potrà mai essere, allora, nella teoria sì. Anche perché poi ti spiego a livello teorico in che modo potrebbe nascere la religione unica, sì, è molto semplice. Te lo dico subito. Fra l'Islam e l'ebraismo, le due religioni sono talmente simili che con buona volontà e lungo tempo potrebbero unirsi, no? Ma queste due religioni con il cristianesimo non potrebbero mai, escluso che il cristianesimo non si va a togliere tali e tante cose da ridursi a, insomma, una religione completamente diversa, ecco. Quindi la questione del Crislam è una buttata giornalistica, ecco. Oppure chi professa un po' questa teoria racconta che laddove qualcuno dovesse palesarsi scendendo dall'alto, in realtà scioccherebbe un po' il mondo e forzerebbe un po' i piani affinché e allora se questo qualcuno è sceso dall'alto, allora le vecchie tradizioni e religioni monoteistiche allora raccontavano di questi qui, e questo qui non è Dio, e allora che cosa accadrebbe? Potrebbe accadere anche un po' questa via qui, ecco, quindi un qualcosa di nuovo per cause di forza maggiore, ecco. No, ma questo sarebbe esatto. Però questo andrebbe a comportare un qualche cosa che è differente, cioè non sarebbe più un'unione di religioni preesistenti, sarebbe quello, come dicevi te prima, un vero gran reset a livello religioso e la creazione di una nuova religione, no? Però una religione su che cosa? Su quello che ci insegnano questi qua, perché noi non sappiamo che cosa ci possono insegnare, ecco. Ci chiedono, domanda, sai qualcosa dell'ordine dei menestrelli di Murcia e Morgana, che da quanto ho sentito dire sono loro che hanno il controllo reale anche sui gesuiti? Menestrelli di Murcia e Morgana, confesso io di non saperne. No, devo dirti la verità, no, non direi delle sciocchezze. Leggiamo un po' di domande. Poi lo dicevano anche in pittura fresca, ti condivido. È vero. Ci raccontano anche di qualche viaggio che ha fatto il Papa, e ne ha fatti diversi, molto molto strani il Papa. Dicono ad Astana, che è anche un po', se si fa l'anagramma, di Satana, ma io racconto anche di viaggi strani in Iraq, in cui non proprio opportuni, ha visitato dei luoghi che veramente fanno felici i fautori degli antichi astronauti, ecco, perché sono dei posti molto 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 particolari. Poi se lo andiamo anche a leggere a quanto siano poi legati quegli stessi posti con i Sumeri, in realtà potrebbe essere anche qui svelato un po' l'inizio di un qualcosa che ritorna dai tempi sumeri. Sì, allora su questo devo darti assolutamente ragione, perché in realtà non aveva nessun, una persona razionale non avrebbe mai fatto un viaggio del genere in un posto del genere, perché intanto l'area era tutt'altro che pacificata, intanto in quella zona lì sono 95% sono musulmani, divisi fra sunniti e sciiti, e quelli che sono cristiani sono di tipo ortodosso, quindi con le chiese levantine, siriaci piuttosto che, quindi il Papa per loro è un perfetto sconosciuto. Se va bene, si leggeva all'epoca che c'erano forse un migliaio di cattolici, no, in tutto l'Iraq, no, su milioni e milioni di persone. Perché sia andato lì in quel momento lì è veramente un mistero, no? È veramente un mistero, cioè è un po' come certi altri, ne abbiamo parlato altre volte, che sono andati a farsi la gita in Antartide, ecco, voglio dire, no? Il livello è esattamente lo stesso.
Ci raccontano anche un po' questo tema del tempio, quindi che cosa sta realmente sotto al tempio. Anche i recenti scontri in Israele raccontano di un tempio che si sta riergendo. Nello stesso periodo ci lo scrivono anche un po' questa parata d'oro con 22 faraoni. Yoannam ce lo ricorda che anche quello è un rituale molto, molto particolare, non del tutto disconnesso da quello che stiamo raccontando. E poi, Sì. ci racc poi giusto, fra l'altro, l'avevo già letto qualche domanda prima riguardante un po' questi strani incontri che alcuni papi e uno in particolare sembra aver avuto con qualcuno che Ah, scendeva Papa dall'alto, Giovanni XXIII, Papa esatto, Giovanni ma che XXIII. poco di divino aveva, ecco, quindi proprio Ah, si è no, saputo che assolutamente, nei niente di colloqui, divino. ecco, se vogliamo Guarda, accennare a questo perché è interessante. sì, molto interessante. Guarda, deve essere stato nel 61, ma ho tutte le informazioni, se non era il 61 era il 60. E era l'epoca in cui il nostro Giovanni, Papa Giovanni XXIII Roncalli stava preparando il Concilio Vaticano e stava passeggiando la sera d'estate nei giardini del Vaticano. Questo l'ha raccontato, poi è diventato Monsignore, chi lo accompagnava, che adesso in questo momento non mi ricordo il cognome, ma lo trovate facilmente. Lo accompagna, a un certo momento c'è una luce, e scende un qualche cosa, ma una piccola navicella, non una grande astronave, una piccola navicella, quindi un rover, no? Che doveva servire proprio per portare solamente una persona, che appunto non era spirituale perché non avrebbe avuto bisogno di un qualche cosa per scendere, ecco. E questo oggetto rotondo, sferico, insomma, si ferma lì nei Giardini Vaticani. Papa Roncalli gli dice al segretario di aspettare e lui invece va a parlargli. Ora, dice questo Monsignore, perché ci sono due interviste brevi, ma ci sono anche video su YouTube, almeno se non le hanno cancellate c'erano. E stavo pensando come si chiama, non mi viene in mente. E comunque Roncalli si avvicina, ma non è spaventato, quindi il segretario pensa come se già lo conoscesse, come se avesse già avuto degli incontri, perché un'altra persona si spaventerebbe, cioè ti scende un qualche cosa dal cielo, più o meno luminoso, ti si ferma lì, si apre lo sportello, scende uno, no, tutto vestito di bianco, eccetera. Beh, un minimo di timore lo potresti anche avere. Invece Roncalli si avvicina, chiacchierano un po' di tempo e poi questo se ne rientra dentro e se ne ritorna da dove è venuto. Roncalli ritorna dal segretario e incomincia a camminare verso le stanze vaticane. E il futuro Monsignore lo accompagna e voleva sapere qualche cosa, no? Dice, ma cosa vi siete detti? Cosa è successo? E Roncalli è stato estremamente vago. Gli ha detto, ma guarda, siamo tutti fratelli, sia qui che altrove, cose, tutto bene, stai tranquillo, tutto a posto, no? Fra l'altro, come ricorda spesso anche Biglino, i gesuiti sono i proprietari e i possessori dei centri astronomici, dei Sì, telescopi al momento esatto. più potenti Sì. su questo pianeta. Sì. Liberamente dice che lo accompagnava Loris Capovilla e poi ci suggeriscono anche Capovilla, Valeria. bravissimo, bravo, Ecco, vedi bravo. che abbiamo un pubblico altamente preparato. Valeria ci suggerisce che ai giardini di Castel Gandolfo c'è stato l'incontro e c'erano i video su YouTube. Effettivamente confermano che ci sono foto, video che riguardano e vanno a testimoniare anche un po' questi incontri. Ecco, quindi, prego, prego, ti ho interrotto. No, 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 è finito. Ero contento che liberamente mi ha ricordato che era Monsignor Capovilla, Loris Capovilla, sì. Non mi Bene. ricordavo il nome. Ok, e poi allora, detto questo, io devo dire che allora vediamo se Marco vuole andare alla Volevo, guarda, conclusione. volevo solamente accennare una cosa, perché si è fatto tanto, non c'entra nulla con tutto quello che abbiamo detto prima, ma con un'osservazione da parte di un ascoltatore. Riferito al cosiddetto rito, che in realtà era una sorta di processione fatta al Cairo con le famose mummie, no, dei faraoni. Faraoni, sì. Allora, io vorrei solamente farvi osservare una cosa.
Io non lo so che cosa sia successo dietro, perché i riti non si fanno in pubblico. I riti si fanno solamente fra iniziati. Quindi quando è non solo al pubblico, ma con la banda che suona, la televisione, politici e gente col telefonino, no? Non fai nessun rito, perché gli influssi possono essere tali e tanti che potresti scombustolare tutto. Ma detto questo, io vi invito solamente a andarvi a rivedere il video, quello lungo, e vedrete che più volte vi hanno inquadrato all'interno di questi gipponi che erano stati montati, no, che sembravano, no, delle navi, eccetera, e hanno fatto vedere dentro che c'erano i sarcofagi. Quindi la persona che non si sofferma a pensare, pensa sarcofago uguale dentro c'è la mummia, no? Mentre invece le mummie lì non ci sono, perché i sarcofagi al museo egizio sono da una parte e vai a vedere i sarcofagi. Le mummie sono dentro delle teche dove l'umidità e la temperatura vengono tenute in forma costante. Ragione per cui se le hanno spostate, sono state spostate in un altro momento al di fuori degli occhi del pubblico. Lì la processione è stata soltanto per portare i sarcofagi e far vedere al pubblico che le stavano spostando. Non so se sono stato... Locusta 33 ci fa una domanda che così ci ricollega anche a una puntata precedente. Sì. Il tesoro di padre Crespi è in Vaticano, si possono tradurre le iscrizioni dai vecchi filmati? Abbiamo proprio dedicato una puntata, andatela a cercare, sì, nelle playlist, video precedenti, e sì, cercate proprio, abbiamo parlato ampiamente del tesoro di padre Crespi, abbiamo anche, sì, spiegato un po' dov'è, comunque sì, grazie per aver così lapidariamente ricordato, non è in Vaticano, è altro, no, è in America Latina, è a Quito, nel cavò della banca. Risulta anche a voi che prima delle dimissioni di Ratzinger il Vaticano era impossibilitato da fare bonifici internazionali causa blocco del circuito SWIFT? Questo è un tecnicismo di cui non credo assolutamente, ma il codice SWIFT viene creato automaticamente, ultimamente si sta facendo un gran parlare del codice SWIFT, no? Il codice SWIFT è un codice che viene creato automaticamente dal sistema interbancario per poter identificare un certo movimento bancario, in modo tale che non sia possibile confonderlo con qualcun altro. Nel codice SWIFT c'è scritto da che banca parte, quando, dove deve andare la banca che lo riceve. È un codice, no? Ora, che la banca abbia, Banca Vaticana, abbia avuto dei problemi, può anche succedere, per carità, tutte le banche possono avere dei problemi, può anche essere successo che per qualche motivo non abbiano potuto fare dei bonifici internazionali per qualche giorno. Ma non è per il codice SWIFT. Se ci sono dei problemi sono dal loro sistema informatico o chi lo riceve. Il codice SWIFT è solamente un codice che viene assegnato al movimento l'attimo che parte e viene cancellato il momento che arriva. Cioè non c'è nessun segreto nel codice SWIFT. Bene. Detto questo, se avete ultimissime domande, vi lasciamo ancora un minuto per la conclusione, così comincio. Voglio ricordarvi, come al solito, di condividere il video sui social, se ovviamente avete capito un po' il nostro lavoro, di mettere un like, di guardare anche, di iscrivervi ai canali Telegram, al gruppo Telegram, di cercarci su tutti i social, di andare a vedere i video, si possono ordinare per data di caricamento, per playlist, insomma ne vedrete un po' delle belle. E quindi stanno ancora parlando un po' di questi riti, poi magari facciamo anche un approfondimento su che cos'è realmente un rito, un egregore, la magia come viene usata, che cosa si può fare in pubblico, cosa si può fare in privato e come possono essere usate anche un po' le masse e anche lì, quindi tutto ciò che è pubblico. Vediamo, quindi salutiamo anche chi si sta sintonizzando anche adesso. Fra l'altro, se le campanelline, quindi le notifiche del canale, non vi funzionano, ricordate che in linea di massima noi tutti mercoledì sera, venerdì sera e domenica sera usciamo con una nuova puntata. Ecco questo, perché se una volta che cerchiamo di essere metodici e abitudinari in quello, quindi mercoledì, venerdì alle 21:30, domenica alle 21, proprio per
andare a riequilibrare il fatto che la campanella, uno può essere iscritto al canale, attivare il Sì. promemoria e spesso non viene avvisato. E quindi io sposo appieno chi suggerisce di andare un po' nell'app store o dove scaricate le varie app e censire Facebook e YouTube sicuramente con solo una stella e magari anche una bella recensione di tutte le cose poco carine che questi social stanno facendo in questi giorni, perché ricordate che se volete punire qualcuno lo potete fare sicuramente sul portafoglio, e questo accade un po' per ogni Certo. volta che si parla di una multinazionale, di una lobby, quindi andate a attaccare quello che è il guadagno. Quindi forse magari molti investitori, vedendo la reputazione, le recensioni bassissime che abbassano la media di un social e di un'applicazione, sicuramente qualche domanda se la dovranno fare. Gianluca, egregora si può considerare anche una forma di pensiero concentrato, egregora è anche ci chiederei una proiezione mentale, sicuramente faremo anche degli approfondimenti proprio sulla ritualistica, quindi così Sì. rimandiamo a prossime puntate, tanto vedete che poi di settimana in settimana uniamo i puntini, e quindi io voglio ringraziare ovviamente chi è stato in regia virtuale insieme a noi, Certo. ovviamente te Marcus, che come al solito sei padrone di casa e quindi sono degli appuntamenti fissi quelli insieme a te. Ricordiamo anche il tuo canale nel quale ne possono vedere delle belle, quindi magari se ci puoi raccontare anche qualche video che sta per uscire o passato che trovano sul tuo canale. Ma guarda, io ho fatto, non è vero che l'ho fatto io assieme a Federico Angelo Capo, perché lui ha messo la voce, eccetera. Ho fatto proprio un documentario sulla questione di San Gallo, dove ho fatto tutta la storia, dura un'ora, non è che sia, ecco, però tutto documentato, no? Con tutte le date, con tutte le cose, cioè non è stata solo una chiacchierata, no? Come abbiamo fatto adesso. Lì è proprio tutto ben documentato. Poi, insomma, ne ho fatto uno ultimamente su Alessandro Magno, che ha fatto questo volo, no? Perché sai, con te abbiamo parlato, il volo di Maometto, quello, no? Di Enoch, eccetera, beh, anche Alessandro Magno. Però purtroppo non abbiamo tantissime informazioni, quel poco che si sa l'ho messo giù, insomma, ho fatto questo video, poi magari un'occasione. Mettendo assieme due o tre cose parleremo anche del volo di Alessandro Magno. Stiamo facendo tutta una serie, a chi piace, tutta una serie di video sulla fantascienza, su fantasy, eccetera, che grazie appunto a Federico, che lui che sa, io lo appoggio solo su queste cose. E quindi abbiamo tutta una serie di video di questo genere. Stiamo facendo questi lavori, non so se ti è capitata l'occasione. Questi radiodrammi fatti da noi, no? In cui ricostruiamo queste avventure in modo tale che si possa dire come facevano i giullari, no? Nel Medioevo, cioè scherzando gli dici al re la verità, no? Ecco, Beh, e lo facciamo anche noi, no? In questa maniera andiamo a dire le cose che diversamente senza prove non le puoi dire, ecco. e poi aggiungeteci su tutti i social, perché poi anche su Facebook, su Instagram, in ogni dove potete anche via mail per chi la trova, insomma, suggeriteci su Telegram, cioè sia il gruppo che il canale anche di Marco, suggeriteci i temi, perché vedo che molti ci chiedono chiarimenti su questa storia del Tempio di Salomone, ma insomma anche sui tempi in quel di Gerusalemme meriteranno un approfondimento futuro, perché insomma ne sta accadendo realmente Sì, qualcosa, quindi ma merita qualcosa avevamo approfondimento. anche fatto qua sul tuo canale, se no sul Tempio di Salomone, no? La storia perlomeno. L'avevamo già parlato, tanto per poter perlomeno partire dalla storia, no? E qualcosa ce l'ho anch'io sul mio canale, se andate a cercate Salomone, qualche cosa Abbiamo vi esce. parlato anche di Gog e Magog, di Israele, quello che stava Esatto. accadendo qualche settimana fa, che però è sempre attuale, e collegheremo queste tematiche. Un po' il bello è anche collegare queste tematiche all'attualità, a quello che sta accadendo giorno per giorno, perché se ne vedono delle belle. Di sicuro sono tempi che l'umanità ricorderà, ecco, quindi un Sì, po' sì, sì, in sì. vari punti della storia cruciali, cruciali quello che stiamo vivendo, per chi rimarrà avrà proprio de dei capitoli ben dedicati, e la gente comincerà a odiare il fine 1900, primi 2000, proprio come un argomento dove c'è troppa roba, è successa troppa roba, quindi si Sì, farà è vero, fatica a è vero, è studiarlo. vero. Ecco.
Grazie, grazie Marco, grazie ovviamente a tutti voi che con i like, i commenti, le condivisioni, con le donazioni, grazie che stiamo realizzando anche degli studi nuovi, quindi grazie anche a qualunque tipo di donazione. Nelle informazioni del canale trovate sia l'IBAN che il PayPal, insomma tutti i modi per sostenerci, e a breve, fra qualche puntata, comincerò a farvi vedere anche un po' quella che potrebbe essere l'ambientazione di uno studio nuovo, bravo, che stiamo realizzando piano piano. Ecco. Gianluca, è molto importante, fai vedere l'avanzamento lavori, e così le persone si rendono conto che i soldini vengono messi nel posto giusto e non... Ecco, cioè, ci stiamo un po', cioè, mi sto abbastanza svenando per realizzare un po' il tutto, ma lo faccio volentieri perché sono convinto che sia un momento un po' cruciale per fare tutto. Un abbraccio grandissimo, grazie di cuore amico mio Marco Sanri de Graia, che trovate un po' ovunque, Marco Enrico de Graia, per chi invece vuole cercarlo così nella vita reale, ha scritto anche un sacco di libri super interessanti che vi consiglio. Anzi, c'è qualcosa in prossima uscita che ci vuoi ricordare i tuoi libri? Guarda, io ti dico la verità, ne avrò almeno sei imbastiti che sono lì fermi dall'autunno scorso, ecco. Non sono riuscito ad andare avanti, perché è un po' tutto quello che è successo, no? in giro, un po' degli altri impegni, ecco, e non sono lì, ma li finirò. Work in progress. Certo. Grazie a voi che ci avete scelto, appuntamento alla prossima, Hare Krishna, vi voglio un sacco bene. Ciao, ciao anche a Manuel.